Ai microfoni di Radio Amore in Sicilia e in Calabria è un grande piacere avere con noi Giancarlo Commare. Benvenuto Giancarlo. Ciao, grazie mille. Grazie a te ovviamente per essere qui, tornato nella tua bella Sicilia dopo tantissime cose. Sono stati anni difficili da una parte, no, a causa della pandemia, ma dall'altro per te personalmente, umanamente e artisticamente parlando, anni sicuramente belli. Facciamo un bilancio di questi ultimi 2 anni, una parola per descrivere questi 2 anni. Resilienza. Direi che la racchiude benissimo. No, sono stati per me in realtà, a parte la situazione che tutti abbiamo vissuto, ovviamente ha colpito anche me e non è stato facile. Dal punto di vista lavorativo invece devo dire che si sono smosse tante belle cose. E io fortunatamente, a parte i 2 mesi di stop per tutti, poi ho sempre continuato a lavorare, quindi posso dire di essere uno di quelli fortunati. E sono stati anni in cui mi sono cimentato su più set contemporaneamente e anni in cui ho imparato tantissime cose. Sicuramente sono stati degli anni formativi anche da questo punto di vista e niente, sono contento di come stanno andando le cose. Ci sono tante cose in uscita, tante cose che sto anche iniziando, progetti nuovi, progetti miei, e quindi diciamo che è un periodo molto sereno. Molto sereno, e questa poi è una cosa importante, no? Anche da sottolineare, da sentirsi dire, perché sicuramente, come stavi dicendo tu, il tuo mestiere ti porta a cambiare tante volte, inevitabilmente, no? Ad entrare nella vita di tante persone diverse. Prima, durante la presentazione che poi ti ha portato qui a Catania, è stato anche il successo, no? Di Maschile Singolare da tutti i punti di vista. Dicevo, l'aspetto bello, no? È quello di entrare costantemente nella vita di tante persone, di cambiare, di sperimentare costantemente. E hai sottolineato questa cosa, no? Che hai imparato tanto, ma ci sono delle sfumature della tua anima, della tua vita, della tua interiorità che hai conosciuto tramite questo mestiere che magari non pensavi ti appartenessero? Beh sì, diciamo che ogni volta che mi capita di affrontare un nuovo personaggio, una nuova storia, è un'occasione per crescere anche personalmente, no? Perché comunque i personaggi ti aiutano in qualche modo, hanno i loro percorsi, no? Anche nei loro percorsi loro stessi imparano delle cose e automaticamente anche io, perché di riflesso, insomma, affrontandole in maniera diversa, no? Mettendomi nei panni di qualcun altro, comunque sia, sono cose sulle quali poi rifletto anche io, no? E sicuramente ci sono state occasioni di questo tipo dove personaggi che ho interpretato e le storie che ho interpretato, i percorsi che ho interpretato, poi mi hanno regalato anche degli insegnamenti a me che, ti devo dire, ho attuato anche nella vita e mi hanno anche aiutato. Parliamo dell'ultimo progetto, uno degli ultimi progetti che ti ha visto protagonista questa volta a teatro, è stato Jamie, no? Tu raccontavi che ci sono state sicuramente delle cose bellissime, perché è stato un progetto bellissimo, hai conosciuto ovviamente il vero Jamie, hai sottolineato tante volte che esiste davvero, ci sono state anche delle difficoltà, no? Era la prima esperienza col musical, prima scherzosamente sottolineavi dei tacchi, però questa, credo, correggimi se sbaglio, è stata una di quelle esperienze che forse ti ha cambiato davvero, no? Beh sì, è stata... È stato bello tosto come percorso. Ci sono stati momenti in cui anche in sala prove, insomma, non è stato facile per tanti punti di vista affrontare questo lavoro, sia per un discorso tecnico, perché comunque ho affrontato cose che non avevo mai affrontato prima, quindi appunto relazionarmi con il canto, un paio di tacchi da 15 centimetri, quindi insomma robe abbastanza toste, però ecco, a livello anche personale, anche lì sicuramente ho imparato tanto, l'ho detto tante volte, una delle cose in comune che ho con Jamie è il non rapporto con il padre, no? E questa per me è stata, diciamo, possiamo chiamarlo anche un appuntamento di vita, che grazie all'arte in qualche modo ho portato in scena anche qualcosa che mi riguarda. E ripeto, non è stato facile affrontarlo, soprattutto durante le prove, spesso ci dovevamo anche fermare perché erano momenti abbastanza intensi, però ecco, in qualche modo Jamie ti insegna una cosa fondamentale, non solo a me, l'ho potuto notare in tutti quelli che sono arrivati a vedere questo spettacolo: non bisogna mai chiedere il permesso di essere se stessi, e credo che questo sia non un insegnamento banale ma fondamentale da accogliere.
Sei sempre stato te stesso o poi hai imparato ad essere te stesso nella vita? Ho imparato ad essere me stesso perché tante volte mi è capitato anche di sentirmi dire, semplicemente per la scelta che avevo fatto, ovvero di voler intraprendere questo percorso e far l'attore, ho ricevuto spesso tante critiche, no? E quando sei piccolo, quando vieni da una realtà comunque molto piccola, dove insomma ci sono certe dinamiche, adesso non voglio entrare in merito, però in qualche modo ti condizionano queste dinamiche e quindi sbagliando, perché oggi capisco che sbagliavo facendo così, però mi adattavo al volere degli altri, no? Invece poi crescendo ho imparato a difendere le mie scelte e appunto, come dice Jamie, a non chiedere il permesso per essere e fare quello che mi piace. E appunto, come hai raccontato tante volte, poi le risposte le hai date col tempo, con i traguardi che sicuramente ti sono costati anche inevitabilmente dei sacrifici. E ricollegandomi a questo argomento e anche una delle ultime cose che ti riguardano, qualche settimana fa su Rai 1 è andato in onda Rinascere, che poi è il film che ti ha visto protagonista, che racconta la storia di Manuel Bortuzzo, che tu appunto hai anche poi incontrato. A proposito di questo, no, di quello che dicevi, essere se stessi e rinascere, ti è capitato nella vita di morire e poi rinascere? Questo mestiere ti ha aiutato a rinascere? Nascere. Sì, allora questo mestiere io ho la fortuna di farlo e mi ritengo molto fortunato perché oltre a essere arte può essere anche terapia in qualche modo, no? E, io sì, sento nella vita di aver avuto un momento in cui in qualche modo chiudevo un capitolo e ne aprivo un altro, quindi è stata una sorta di rinascita, ho fatto il mio percorso, continuo a farlo anche andando da uno psicologo, no? Facendosi aiutare insomma da dei professionisti, e questo mi ha permesso di, oddio, non posso dire chiudere perché comunque sia la vita è sempre molto complicata, però sicuramente sono riuscito ad aver consapevolezza di tanti mostri che mi portavo dietro e ecco, nel momento in cui sono riuscito ad affrontarli, poi dopo c'è stata appunto una rinascita. Salutiamoci con un'ultima curiosità. Sei partito dalla Sicilia con questa valigia piena di sogni, con la voglia di dare delle risposte a qualcuno. No, io credo in questi sogni, voglio dimostrarvi che se ci credo un motivo ce lo avrò. Oggi dentro quella valigia ci sono ancora sogni da realizzare oppure c'è qualcos'altro? Ci sono sogni da realizzare sicuramente, ce ne sono tanti e mi sto, ti dico, già mettendo in moto per far sì che questo avvenga. Ma c'è anche una consapevolezza in più che non devo dimostrare niente a nessuno. Grazie di cuore a Giancarlo Commare, buon tutto. Grazie a te e a voi.